Ciao ragazzi, di nuovo insieme dopo un po' di tempo. Fortunatamente ho poco tempo perché è ripartito un po' tutto, fortunatamente, quindi sono molto impegnato, un po' di casini vari. Rieccomi, quindi ne farò meno, spero più interessanti ancora, se possibile. E oggi volevo parlare di velocità, ma non velocità. Come sapete io odio, come sapete, come sa chi mi conosce ormai da un po' chi mi segue da tempo, non sono un bassista che cerca, diciamo, di fare il fenomeno, anche perché non ho obiettivamente le capacità per farlo e non ho nemmeno l'interesse per farlo. Quando parlo di velocità, intendo di mettersi in condizione di poter fare anche passaggi, fill, soli e quant'altro in modo veloce, ma allo stesso tempo in modo pulito, esattamente come quando si suona più lentamente. Ci sono tantissimi esercizi che potrei consigliarvi, ma oggi vorrei affiancare appunto il discorso velocità insieme al discorso padronanza della ritmica. Sembrano due cose separate, ma se ci pensate bene, è inutile, diciamo, riuscire a fare cose velocissime se non siamo in grado di fare bene anche le figure ritmiche, diciamo, più semplici, tra virgolette, come i quarti, come gli ottavi, sedicesimi, eccetera. Allora, vi volevo oggi consigliare un esercizio che poi può essere ovviamente come sempre modificato, potete fare più lentamente, potete cambiare figure ritmiche, invertirle. Vi do uno spunto da cui prendere appunto delle idee per crearne di vostri, per lavorare appunto su velocità, perché arriveremo a delle figure ritmiche un po' più complesse e quindi lavoreremo sulla velocità, ma allo stesso tempo lavoreremo anche sulla precisione, sulla padronanza appunto ritmica, ovvero saper se decido di portare il tempo in modo perfetto sul metronomo. Quindi non suono né indietro né in avanti, voglio esercitarmi a suonare bene, preciso sul metronomo. Quindi stavo pensando oggi a cosa poter fare e mi è venuto in mente cosa facevo tempo fa. Uno degli esercizi era le scomposizioni ritmiche, ovvero io prendo una frase, un frammento di scala, andiamo in La bemolle. La scala è La bemolle, mi va più basso. La bemolle, scala maggiore. Allora, arriviamo dalla tonica alla quinta. Ricordo sempre che non c'è un solo modo per suonare le scale, questo è un altro discorso. Quindi La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle. E torniamo indietro, per ora. La prima figura ritmica che prendiamo in esame sono i quarti, quindi una nota ogni click del metronomo, lo metto a 80. E faccio due battute di quarti usando questa, diciamo, formulina, diciamo così, quindi a 80 più o meno. Sono due battute. Poi dopo facciamo ovviamente col metronomo. Poi si passa, dopo queste due battute, agli ottavi. Quindi stesse note, ma ottavi. Quindi
Io ad esempio penso agli ottavi, Roma, 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 Roma. Se ti fate la Lazio, fate no, Pisa, Pisa no, trovate una parola con due sillabe, insomma. Allora, dicevo Roma, Roma, quindi Roma, 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 Roma. Oh, sono andato troppo veloce. Roma, Roma, Roma. Roma, 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 Roma. Due battute. Poi due battute di terzine di ottavi. Classico ta 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 ta
con chi lo fa il derby il Napoli? Non lo so. Se non tifate Napoli, trovate un'altra parola con tre sillabe. Oppure io ho sempre fatto ta-ta-ta-ta, mi torna bene, ognuno si canticchi quel che vuole. Quindi, due battute di terzine. I sedicesimi, quindi, anche qui, io li conto ta 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 ta
Rho diventa un sedicesimo invece dell'ottavo, quindi Roma, Roma è una figura, Roma, 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 Roma. Quattro volte, quattro gruppi di quattro sedicesimi. Quindi due battute di questo. La figura ritmica è un po' più particolare, è un po' più, magari all'inizio sarà un po' più difficile assimilare, è la quintina, parlo di ottavi. In questo caso si può, bisogna trovare quindi parole con cinque sillabe, oppure utilizzare ancora Roma-Napoli e fare ad esempio Napoli. Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma, a ottavi. Quindi più lentamente sarà Napoli, Roma, Napoli. C'ho più fiato. Napoli, Roma, Napoli, Roma, Napoli, Roma. E vedremo poi col metronomo. Ultima figura, quindi dopo due battute di quintine, le sestine. Allora, attenzione, perché parlo di sestine e non di due terzine, diciamo, consecutive? Ai fini del tecnici, diciamo, si possono considerare la stessa cosa. Ai fini di accento, le due terzine consecutive, se noi le pensiamo col classico accento ta-ta-ta-ta-ta-ta, quindi sull'uno, ta 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 ta, viene questo. Mentre la sestina ha l'accento forte sull'uno e poi sull'uno successivo, quindi sestina. Quindi qui fate molta attenzione, assimilate questa figura ritmica, quindi sono sestino ovviamente, sto parlando in sedicesimi. Quindi verrà a 80 bpm una cosa abbastanza veloce, ed è qui che entra in gioco appunto la cura della velocità, la cura della pulizia in velocità. State attenti alla mano destra anche, ovviamente. E fatela in loop, magari scomponendola, quindi arrivando. Io in questo caso ho aggiunto un Fa e un Sol, ma ero dimenticato di dirvelo, per far tornare la sestina, la seconda sestina sulla tonica. Arrivate magari fino al Fa all'inizio.
Trovatevi le vostre diteggiature preferite. In questo caso mi trovo meglio così. Ovviamente la mano destra, coordinazione insieme alla mano sinistra, e ognuno avrà un suo punto del basso dove si trova meglio, appunto in velocità. Io in velocità mi trovo troppo meglio vicino al ponte, tant'è che obiettivamente quando passo al precision o comunque a bassi con un pick-up o diversi, mi trovo un po' in difficoltà sulla velocità, sullo staccato, eccetera. Sono molto abituato a suonare in questa parte del basso, e quindi infatti cerco sempre di usare il più possibile il jazz. Quindi sono due battute per ogni figura ritmica, abbiamo detto due battute di quarti, due battute di ottavi, due di terzine di ottavi, diciamo quartine di sedicesimi, due di quintine di ottavi e due di sestine di sedicesimi. Ve lo vado a suonare, ci provo. Un'altra cosa che potete fare, ne avevamo già parlato, è registrarvi con un programma come ad esempio Logic, che è quello che uso io, e poi oltre a riascoltarvi potete anche vedere la griglia con le note, quanto siamo precisi, quanto invece dobbiamo lavorare sempre e comunque sul timing. Che non bassisti, diciamo che è abbastanza importante. Allora, ragazzi, spero che anche questa lezione sia stata interessante, almeno per qualcuno. Secondo me è un argomento molto, molto, molto importante su cui doverci e poterci perdere veramente tanto tempo, perché, come dicevo prima, noi dobbiamo essere in grado di saper suonare correttamente a qualsiasi velocità nei limiti del possibile, e ricordatevi che a volte suonare a velocità molto lente è più difficile suonare veloce. Quindi fate esperimenti, provate ad esempio a mettere un metronomo a 20 bpm e ditemi se riuscite a beccare i quarti. Altra cosa, come ho detto prima, da questo esercizio potete prendere vari spunti e appunto registrarvi. In questo modo, spero e vi auguro, che l'intento è quello, raggiungete e che arriverete a un punto in cui avrete una padronanza ritmica tale da poter anche, cosa fondamentale, fondamentale per un musicista completo, saper anche accompagnare, diciamo, suonando dietro o suonando avanti al click, a seconda di quello che ci viene richiesto da chi, insomma, ci chiama a registrare o con chi suoniamo. Questa è una cosa veramente fondamentale, quindi saper suonare perfetti sul click, ovviamente la cosa iniziale, ma una volta presa questa, una volta che abbiamo una padronanza top sul suonare perfetti, sul metronomo, la musica vuole in molti casi. Dipende dai generi, da contesti, da gusti appunto di chi ci chiama, eccetera. Può essere richiesto di suonare avanti o indietro. Ne parleremo in un altro video. Vado a fare il mio test, diciamo, con il metronomo, e poi ci vediamo alla prossima lezione.